obiettivo, è anche un obiettivo politico, è quello di far vedere che tutto va bene. In questo momento lo stiamo facendo con un esercito che è disastrato. L'uomo che parla è il primario di un reparto di rianimazione di un ospedale lombardo. Lo incontro a novembre, mentre i contagi, soprattutto nel milanese, sono ormai fuori controllo. Noi siamo in guerra. Io devo fare un attacco, dovrei avere un plotone con 50 soldati e ne ho 15. Il mio capo mi dice devi attaccare, io gli dico no, se ci attacchiamo è un suicidio, moriamo tutti, e lui mi dice ok, allora ti faccio fuori a te. Di cosa sarebbe colpevole lei agli occhi dell'azienda? Di porre dei problemi, di porre delle questioni sulla sicurezza del lavoro, sul fatto che certe cose aumentano il rischio sui pazienti. Si indimitiscono. Mancano i medici nei reparti degli ospedali lombardi e quelli che restano sono stremati. Il clima di tensione che si respira in corsia durante la seconda ondata ce lo racconta, mettendoci la faccia, il presidente lombardo dei primari ospedalieri, Carlo Montaperto. Molti medici si sono sentiti presi in giro perché nella prima ondata hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. Hanno rischiato personalmente, molti sono morti, ma dopo, nel momento della ripresa delle attività, il termine del lockdown, la caduta delle infezioni. In quel preciso momento si sono dimenticati dei medici e sono cominciate a partire tutta una serie di denunce per malpractice, di denunce per omicidio colposo, caricate sui medici che avevano dato di tutto pur di salvare quelle persone. E i medici sono sentiti abbandonati. Ora si vuole proteggere i medici pensando di fare norme oppure leggi di salvaguardia di questi medici. In realtà è un altro cavallo di Troia, non serve a proteggere i medici, servono a proteggere i politici e i direttori che in ordine agli ordini dei politici hanno prodotto tutta una serie di attività negli ospedali, come apertura e chiusura di reparti senza medici con competenze precise, eccetera, eccetera. Gliene potrei enumerare tantissime. Quindi il clima oggi è pessimo. I medici non si fidano più di questa leadership. Abbiamo più di 25 primari che hanno ricevuto provvedimenti disciplinari su tutta la Lombardia. Oggi i primari sono puniti perché non sono obbedienti a imposizioni di natura politico-amministrativa. Purtroppo i medici stanno oggi proponendosi alla stampa come se fossero dei pentiti di mafia, poveretti, per non essere riconosciuti. Hanno una gran voglia di parlare perché sentono impellente dentro di sé un imperativo morale, come diceva Kant, ma hanno paura. Una delle operazioni più criticate dai medici lombardi è stata la realizzazione del grande reparto di terapia intensiva dentro la Fiera di Milano, fortemente voluto dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal suo ex assessore alla sanità, Giulio Gallera, e anche dal leader della Lega, Matteo Salvini. Grazie, grazie a coloro che con le loro donazioni private, 20 milioni di euro, hanno permesso quello che è un miracolo europeo. Siamo all'ospedale in Fiera di Milano, in questo momento ci sono 49 pazienti in terapia intensiva intubati e ricoverati, ci sono 150 fra medici e infermieri al lavoro, senza un euro di denaro pubblico, costruito in 15 giorni, senza incidenti sul lavoro, con qualche polemica a sinistra, ve lo ricordate? A cosa serve questo ospedale in fiera? L'ospedale in Fiera di Milano, nato a marzo di un anno fa come scialuppa di salvataggio per le terapie intensive lombarde, è costato 21 milioni di euro, raccolti grazie a 1.200 donazioni private. I posti letto previsti inizialmente erano 221, quelli attivabili si sono fermati a 157. Ad oggi l'ospedale in fiera ha ricoverato 250 pazienti. Per 100 posti letto ci vogliono 140 anestesisti, 1,4 anestesisti per posto letto e ci vogliono 300 infermieri. Lei non può immaginare di togliere 140 anestesisti per 100 posti letto dal sistema Lombardia e metterli in fiera, perché non fa altro che creare un problema dove li toglie pensando di risolvere qualche cosa dove li mette. Andate a cercarvi su Google le polemiche della scorsa primavera, ospedale inutile, Bertolaso, Fontana, in Lombardia sono matti. Lombardia stanno curando. Ve la dico in una battuta, la Regione Lombardia ha tentato di fare marketing, non assistenza e cura
ai lombardi. Carmela Rozza è una consigliera regionale del Partito Democratico. Conosce molto bene gli ospedali, dove ha lavorato per anni come infermiera. Mi tolgono i rianimatori e gli infermieri specialisti dalle rianimazioni per trasferirli nella cattedrale nel deserto pericolosa, che è l'ospedale in fiera, che peraltro non è funzionale. Vi ricordo solo una cosa, lì non c'è una sala operatoria. Oggi, dico oggi perché dopo abbiamo scoperto almeno delle cure, in autunno la cura che è più usata è l'eparina e il cortisone. L'eparina fluidifica il sangue, in un paziente può determinare emorragie, emorragie interne. Se succede a un paziente ricoverato in fiera, non c'è la sala operatoria e neanche il chirurgo, bisogna trasferirlo in un ospedale. L'ospedale che cos'è? È una comunità di specialisti integrata. Questo è il problema che sta accadendo, mancano le persone e i primari devono convincere i recalcitranti a partire per questo tipo di organizzazione. Ci sono molti medici che si stanno rifiutando di andare negli ospedali in fiera? Molti. E cosa succede? Succede che li minacciano i provvedimenti disciplinari, quindi c'è un'azione di natura intimidatoria e autoritaria. Nel suo reparto quante persone andranno per esempio all'ospedale in fiera? Prendo solo anestesisti. Ah, quindi solo anestesisti, sì. Ok. Però nel senso, in quell'ospedale di fatto cioè, ci sono le terapie intensive, non ci sarebbe bisogno anche di un circuito integrato con altri medici? Non le rispondo. Perché? No. Ho già una serie di problemi sull'ospedale in fiera, facciamo che l'ospedale in fiera, no, non lo trattiamo, no. Ma no, per il generale se un ospedale in fiera no. Anche un'autorità come il dottor Giuseppe Bruschi, uno dei più rinomati cardiochirurghi della Lombardia, dirigente medico all'ospedale Niguarda, è stato sottoposto a un provvedimento disciplinare per aver criticato sui social network l'operazione Fiera, al punto che non ne vuole più parlare per evitare ulteriori ritorsioni. Sull'organizzazione così preferirei. Non vuole dirmi quello che pensa? No. Perché sono interessata a sapere. Mi sono già espresso, quindi non ne dico. Quello che scrive il dottor Bruschi lo scorso 6 aprile è quello che pensano in tanti. Non si può costruire un padiglione di terapia intensiva dentro una fiera e lontano da un ospedale. Non a caso il suo lungo post su Facebook viene riportato dalla stampa, primo fra tutti il quotidiano online Business Insider. Questo articolo ha fatto arrabbiare, credo, le alte sfere della sanità lombarda, che se la sono presa con lui. Il dottor Bruschi ha subito, ed è tuttora, un'azione disciplinare da parte dei vertici del suo ospedale di riferimento, Niguarda, perché non avrebbe dovuto parlare con i giornalisti. Lui, come tutti i medici della Lombardia. Cioè non era libero di esprimere un parere? Non era libero di esprimere alcun parere. Questo è l'ospedale San Gerardo di Monza. Da qui a fine ottobre, su ordine di Regione Lombardia, è partito un contingente di medici e infermieri per la Fiera di Milano. Risultato, in piena seconda ondata, l'ospedale di Monza ha dovuto chiedere aiuto al Ministero della Salute e alla Protezione Civile, anche perché gran parte del personale sanitario è risultato positivo al Covid. Riviviamo le stesse situazioni, gli stessi trattamenti, le stesse mortificazioni e anche di fronte a due emergenze le cose non cambiano, quindi cosa ci rimane da fare? Non può l'organizzazione di un ospedale, stiamo vedendo purtroppo anche della sanità, basarsi sempre e soltanto sul sacrificio del personale, perché dopo un po' il personale anche ha dei limiti. Ci sono stati periodi in cui seriamente pensavo anche di abbandonare il lavoro, perché non vediamo programmazione. Noi vediamo sempre che gli standard puntano sempre di più al ribasso. Se riusciamo a ottenere qualcosa lavorando bene in 4 persone, si chiederà di ottenere lo stesso risultato in 3 persone. E se riusciamo a ottenere un risultato in 3 persone, ci richiederanno qualcosa di più in 2 persone. Dopo un po' basta. Secondo le stime dei sindacati, già prima della pandemia, in Lombardia mancavano circa 5.000 infermieri, mentre secondo Anao Assomed, il più grande sindacato dei medici dirigenti, si calcola che nei prossimi 5 anni mancheranno in questa regione quasi 2.000 camici bianchi. Il personale sanitario è ridotto all'osso e chi resta in corsia si contagia. Come a marzo, peggio di marzo.
Guardate questo documento interno del Policlinico di Milano, dove a fine novembre ci sono quasi 600 addetti al lavoro positivi al coronavirus, 466 tra i dipendenti, 87 tra il personale non dipendente e 44 tra gli specializzandi. Gli ospedali del milanese, in piena seconda ondata, diventano dei lazzaretti. Le conseguenze di questi contagi, sommati ai continui travasi del personale da una struttura ospedaliera all'altra, le fotografiamo nitidamente nell'unico ospedale pubblico del comune di Sesto San Giovanni, 90.000 abitanti, una struttura ospedaliera con un punto nascita da 1.000 parti all'anno. A dirigere il reparto di rianimazione di questo ospedale c'è il dottor Paolo Cortellazzi. Mi hanno tolto 3 anestesisti, non andavano direttamente in fiera, ma andavano a Niguarda per permettere agli anestesisti di Niguarda di andare in fiera. Io ho fatto una ricognizione con loro per chiedere se volevano andare su base volontaria, ma nessuno dei 3 è voluto andare su base volontaria. Li hanno sostituiti? No, da 11 sono passato a 8, punto. La coperta è corta, ecco perché gli anestesisti vanno comandati. Sanno che lasciano in difficoltà i loro colleghi e non presidiati a sufficienza i loro reparti, come ci racconta Silvio Magliano, anestesista rianimatore dell'ospedale di Sesto San Giovanni. Siamo così pochi che se uno va via e si ammala, gli altri soffrono in silenzio, lavorano. E uno come noi, un anestesista rianimatore, non può fare 18 ore di fila perché perde la lucidità, c'è bisogno di riposo. Noi se siamo stanchi rischiamo, ma noi siamo rimasti in otto a coprire H24 365 giorni l'anno. Intervisto questo anestesista a metà novembre, durante il picco della seconda ondata. Lo scoppio di questa bomba che potevamo, come dire, comprendere a marzo, ci viene difficile capirlo adesso. Se avessimo avuto tutti un pochettino più di coscienza che la seconda ondata sarebbe arrivata più distruttiva della prima, e magari a maggio, giugno cominciare a fare veramente i conti di quanti medici abbiamo, di quanti infermieri abbiamo, di quanti infermieri di area critica, di quanti medici di area critica, perché poi i numeri che sono stati valutati, se lo hanno fatto, sono numeri in valore assoluto, perché nessuno si deve mai ammalare. I nostri organici sono ridotti all'osso da anni. Dopo 2 mesi torno a Sesto San Giovanni dal dottor Magliano. Il suo ospedale, tra novembre e gennaio, è rimasto senza rianimazione. L'hanno dovuta chiudere per quasi 8 settimane per carenza di personale. Siamo un 30% in meno, lavoriamo circa 3 weekend al mese, quindi abbiamo una vita sociale praticamente ridotta allo zero. Perciò la gente va via. La gente va via perché magari dopo 25 anni che lavora dice: ma io non posso essere insultato così. Lei sta pensando di andarsene? Sì. Questa è un'esperienza scioccante, non sono condizioni normali. Quello che mi viene fuori negli ultimi 9 mesi, che sto pensando veramente di cambiare, di andare in un altro posto, di magari di cambiare lavoro, non lo so, però così è una situazione che non è sostenibile. Non abbiamo sabato, non abbiamo domenica, non abbiamo ferie, ma se io volessi prendermi una settimana di ferie, io adesso non posso prendermela, la realtà è quella. Per starmene pure a casa con mia figlia, cioè se questo è il prezzo che devo pagare, non lo so se ne vale la pena, devo essere onesto. Il dipendente pubblico sta fuggendo. Lei consideri che a Lugano, che non è che dista tantissimo da Milano, un anestesista viene pagato più del doppio. Quando lei si trova in queste condizioni è sfruttato, vessato, intimorito, perseguitato e in più anche insultato, ma dopo un po' si cede. Noi facciamo i clinici, noi facciamo i medici. L'organizzazione non è di nostra pertinenza. Io non ne so niente di come si organizza una macchina così grossa come la sanità lombarda. Siamo di nuovo a marzo. E speravo di non tornarci. Speravo che avessero avuto ragione loro. Che magari era tutto finito. Invece no.